Benvenuti amici di TechAndroid.it alla recensione dello Shenkai D97. In pratica si tratta di un drone, un quadricottero, come si può vedere dalle immagini. La particolarità di questo drone, oltre al fatto di essere molto economico, è dotato anche di un radiocomando. Radiocomando che consente non solo di pilotare, quindi far volare il drone, ma anche di utilizzare lo smartphone. Questo è l'appoggio che può essere utilizzato per le diverse misure dello smartphone e possiamo regolarlo a nostro piacimento come vogliamo. Dicevo, per la registrazione di video e foto, che vedremo tra un attimo come funziona, ovviamente tramite applicazione e con una connessione wifi dedicata che si collega poi alla webcam che è posta sul drone. Qui abbiamo due leve, abbiamo una serie di tasti, il pulsante qui di accensione con il LED che lampeggia indica appunto che si sta accendendo, ovviamente andiamo a spegnere, e abbiamo poi una serie di tasti che si trovano non solo qui, ma anche qui sul bordo superiore e una rotellina sul bordo superiore destro, diciamo. A cosa servono tutte queste leve e questi tasti? La leva di sinistra consente di aumentare il numero di giri delle eliche e quindi di aumentare la velocità, consente quindi ovviamente di poter far spiccare il volo al drone e fargli variare appunto la velocità con il ritorno della leva verso la parte posteriore all'indietro, si ha la diminuzione della velocità fino a farlo bloccare completamente. Questa leva si può anche ruotare, cioè ruotare, si può anche inclinare verso destra e verso sinistra. Questo consente al drone di ruotare sul proprio asse verticale, quello che viene definito asse di imbardata, cioè consente la rotazione sul proprio asse verticale. La leva di destra invece consente tutti i movimenti, gli altri movimenti del drone, quindi movimenti lungo l'asse di beccheggio e di rollio. In realtà poi i due si confondono in questo caso sul drone, in quanto non c'è una effettiva disposizione fronte-retro, avanti e dietro del drone come può avvenire su un aereo o un elicottero. Poi abbiamo altri tasti. Allora, questo tasto qui è un tasto che consente il ritorno al punto di partenza, quindi è molto utile se non si riesce più a far tornare il drone indietro. Le prime volte magari sembra una cosa stupida, ma in realtà la prima volta potrebbe essere necessario utilizzarlo. Poi abbiamo invece questo tasto che consente di effettuare la registrazione video oppure scattare foto appunto tramite la webcam presente sul drone. Poi abbiamo questi altri due tasti, sempre possibile utilizzarli verso l'alto, spingere verso l'alto, verso il basso oppure destra-sinistra. In questo caso questi due tasti servono invece per il cosiddetto trimmaggio, molto brutto dire utilizzare questa parola, deriva ovviamente dall'inglese, comunque serve diciamo alla stabilità del dispositivo, del drone. Consente di aumentarne la stabilità in volo. I due tasti infine che troviamo qui servono questo per aumentare la velocità e questo per effettuare una rotazione di 360 gradi. Sono due tasti che vanno utilizzati in contemporanea e consentono al drone di effettuare una rotazione completa di 360 gradi, quindi di riuscire a capovolgersi completamente e ritornare poi in assetto. Quindi sicuramente consente la grande capacità del drone sicuramente è quella di avere una grande manovrabilità e anche una grande velocità. Infatti la rotazione delle eliche è davvero molto molto grande. Questo consente appunto di avere una grande velocità e gli consente anche una buona un'eccellente manovrabilità. Qui nella parte che possiamo definire posteriore, in realtà anteriore-posteriore non è che ci sia effettivamente una distinzione così netta, abbiamo il tasto di accensione, come vedete quando si accende poi si accendono di 4 LED nella parte inferiore, due verdi e due rossi. Abbiamo la webcam da 2 megapixel, abbiamo anche la possibilità di variare l'inclinazione della webcam in modo che possiamo scegliere il tipo di inquadrature da fare. Ovviamente questa è una cosa che si può fare solo una volta. Al di sotto della webcam poi abbiamo la batteria da 600 mAh che consente una operatività, cioè quindi un tempo di volo massimo di 7 minuti. La batteria si ricarica invece in 40 minuti.
Il drone arriva con poi una confezione in cui troviamo ovviamente oltre al radiocomando che va a pile, e le pile non sono incluse in questo caso, sono quattro pile stilo da 1,5 volt. Dicevo, con i proteggieliche, chiamiamole così, smontati, questi vanno montati, anche le viti sono presenti, è presente anche il giravite per dalla misura adatta proprio per utilizzare. Per avvitare appunto i proteggi paraeliche. Il drone è realizzato interamente in plastica, quindi è veramente molto molto leggero, leggerissimo anzi. Questo consente anche che se si subisca degli, cioè, quando va ad urtare, facilmente succede, ripeto, soprattutto le prime volte, per terra o da qualche parte, questo consente anche che ci sia una buona elasticità, quindi non c'è il rischio che si possa rompere facilmente, anzi, è molto resistente. Comunque, nella confezione sono presenti anche altre due eliche di ricambio, quindi anche questa è una cosa molto positiva. Però, dato che è molto leggero, in presenza di vento ne risente molto e bisogna tenerne conto quando si va a farlo volare. Andiamo a vedere adesso come funziona l'applicazione per lo smartphone che collega tramite collegamento tramite wifi il dispositivo alla fotocamera. Si chiama GX UFO, si scarica dal Play Store, è gratuita naturalmente. Qui abbiamo le impostazioni e le varie spiegazioni che sono solo in inglese però. Comunque è davvero molto semplice, si preme play, adesso non è collegato, basta andare a effettuare, ovviamente ci vi avvisa anche il pop-up che non è connesso tramite wifi alla web. L'interfaccia si mostra i vari pulsanti con i quali possiamo effettuare scattare una foto, registrare il video, riprodurre i video registrati o rivedere le foto effettuate, la modalità di sensore di gravità, la percentuale ci indica se vogliamo che la potenza del drone sia al 100%, al 30% o al 60%, possiamo invertire il display. Questo ci consente di vedere anche i comandi delle leve sul display, che in volo poi non ci serve a molto visto che abbiamo il radiocomando. In conclusione, lo Shengdai D97 è un drone economico, ma non per questo il suo utilizzo meno divertente. Economico parliamo di 50 euro, sicuramente rispetto ai droni di altre marche più famose, diciamo, sicuramente ha più l'aspetto di un giocattolo. Il radiocomando non è realizzato in modo impeccabile, però comunque fa il suo dovere. Ripeto, per 50 euro sicuramente il divertimento è assicurato. La dotazione è abbastanza ricca, la webcam fa il suo lavoro. Insomma, davvero un regalo da fare molto molto carino. Un regalo da fare o da farsi davvero molto carino. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, condividete e ciao.